Hai una vita stressante e non riesci a gestire il tuo tempo libero per migliorarti come uomo o come musicista? Bene, questo è il video che fa per te. Ma prima, sigla! Sento sempre più spesso frasi del tipo: non ho tempo per studiare, vorrei migliorare, ma non posso. Stronzate! Oggi vi aiuterò a gestire il vostro tempo seguendo 5 semplicissimi step. Chiaro, luridissimi fermi! Sì, sì, signore! Sono stato ispirato dal mio amico chitarrista e fotografo NewPix, che ha recentemente pubblicato un interessantissimo video su come non procrastinare i propri impegni. Per chi mastica l'inglese, lascio il link del video e del canale in descrizione. Ho pensato di fare un video analogo per la categoria dei musicisti, mostrando qual è il mio approccio e come gestisco il mio tempo libero. Step numero 1: fissa gli obiettivi da raggiungere. Un musicista può sviluppare tre aspetti: la tecnica, la lettura e l'ascolto. In questa prima fase è necessario essere oggettivi per comprendere quali sono le lacune da colmare, quindi comprendere su quale dei tre aspetti è necessario soffermarsi di più. Ma la domanda principale è: qual è il mio obiettivo? Capire dove si vuole arrivare è il primo passo. Step numero 2. Pianifica la tua settimana. In base ai miei impegni lavorativi, cerco di pianificare il mio allenamento nei tempi morti. Ad esempio, la mattina appena sveglio, oppure al rientro dal turno di lavoro, prima di cenare o prima di dormire. Cercate di visualizzare in una settimana quanto tempo libero riuscite a ricavare. Dopo questa prima ricognizione, munitevi di carta e penna o semplicemente del vostro smartphone e iniziate a riempire di impegni la vostra agenda. Io, ad esempio, per migliorare la lettura e l'ascolto, utilizzo un'app chiamata Perfect Ear, decisamente più utile dello scorrere la home di Facebook mentre siete sulla tazza. Mentre nel tardo pomeriggio o la sera cerco di concentrarmi di più sullo strumento, ma di questo ne parleremo dettagliatamente nel prossimo video. Step numero 3. Dividi i tuoi compiti in sottocompiti. Dio non ha creato il mondo in un giorno. La cosa migliore per ottenere progressi è porsi dei piccoli obiettivi giornalieri facili da raggiungere. Non ha senso studiare un brano che richiede un'elevata preparazione tecnica se alla base non c'è una buona routine di lavoro. Fissando dei piccoli obiettivi riuscirete ad assimilare meglio ed avere dei grandi risultati nel lungo periodo. Step numero 4. Registra i tuoi progressi. Ogni fine settimana tirate le somme di ciò che avete imparato e dei progressi ottenuti. Sarete più motivati a continuare. Se nel breve periodo non riuscite a intravedere grandi progressi, non vi disperate. Gioite dei piccoli passi e assicuratevi che lungo il percorso non ci siano state distrazioni. D'altronde, la fretta non aiuta a progredire. Step numero 5. Sii costante. La costanza è la cosa più difficile di tutti, dato che bisogna prendere in considerazione i numerosi imprevisti che la vita ci pone. In conclusione, questo tipo di approccio può essere utilizzato in svariati ambiti. L'importante è non fermarsi mai. Bene, questo video volge al termine. Se ti è piaciuto e soprattutto se ti ha motivato, lascia un bel pollicione in su, come dicono le persone che lavorano realmente su YouTube. Condividete e soprattutto fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri approcci. Ciao!